Lunedì, sei felice? Molto. Questo è un buon inizio. Stiamo per girare un videoclip e questa è la mia macchina piena di cose. Questa settimana inizia piena di energia e carica. Nuova settimana, nuovo videoclip di Ermal Meta. Sfrutterò questa occasione per parlare del tema videoclip musicali. Per ora vi dico una sola cosa: musica che diventa immagini. Tenete a mente questo concetto e andiamo avanti con la storia. Siamo in questa lavanderia. Matteo e Matteo. Oggi tecnologia tutto spiano, stiamo usando il Ninja Inferno. Che consuma quante batterie? Un inferno? Dio mio, consuma come una 2000 turbo benzina. Stiamo usando queste lenti della Zeiss che mi stanno dando un po' di emozioni. Io sto piangendo. Bellino. Ma c'è del cinema qua. Seconda location di oggi, a Cilia Diner. Guarda, se ti senti in America. Io mi sento in America. Facciamo un altro contatto, cioè un altro. Un po' più di tatto prima del. Sono le 8 di sera, ancora non abbiamo finito. Sei stanco? No, sto in fissa con te. Io invece ho detto che sono stanco. Cioè, è bello, che colori, che pasta. Sì, c'ho una fame che lascia stare. Abbiamo finito questa location e un po' mi dispiace perché, raga, ma quanto è bella. Guarda, è un film, sentilo. Film. Ma stai sgrondangolatone così. La cosa che mi piace di questa location, oltre ovviamente il fatto estetico, è che so gentili. In genere quando tu vai a girare in un posto la gente ti odia. Le luci, le cose, i cavalletti. Invece in questo posto sono garbati e gentili e amano questa roba. Quindi grazie, siete veramente belli a Cilia Diner. Venite a mangiare qua, ci sono degli hamburger pazzeschi. Sono un po' stanchino in effetti. Però sono molto soddisfatto perché secondo me abbiamo fatto delle immagini belle. Adesso il mio unico obiettivo è mangiare del cibo, mettere in carica tutte le batterie che ho e farmi una doccia e dormire fortissimo. Passiamo a domani. Aspetta, al 3 dobbiamo dire martedì. Allo stesso tono però, eh. 1, 2, martedì! Stiamo iniziando il secondo giorno di riprese. Queste facce, è bellissima. Secondo giorno del videoclip di Ermal Meta. Oggi giriamo in questa stanza da letto. Spennellata di arancionello. Ma piccolo, piccolo. Sono le 17:09 e sì. Tutto va bene. No. Questa è la stanzella bellella del videoclip? Sì. La stanza dei di colori. A Stranger Things. Vedi, abbiamo fatto le luci, lì c'è scritto le lampadine. Piano Santucci è un pirla. Direi falla te, perché ce l'hai in testa. Visto che tra l'altro la linea dello sguardo è pure bassa. A me mette dell'ansia. È finita. È finita anche oggi e quindi è finito tutto il videoclip di Ermal, possiamo dirlo. È finito. Che bello, zi, che bello. Domani si monta, adesso si carica la macchina. Potevo fare, che so, il liutaio. E invece ho scelto il videomaker. Ah no, questa no. Allora, è stato piuttosto intenso girare questo video perché abbiamo veramente girato nella velocità, però io sono veramente in fissa. Sento che abbiamo proprio fatto quella pastella di cinemello bello che a noi ci piace tanto. Adesso però ho la macchina carica. Domani dovrò portare tutta questa roba allo studio. Che bello. Musica che diventa immagini. Parliamone. Quando un cantante scrive e compone un pezzo, ci mette dentro emozioni e pensieri personali. Quando poi tocca a noi videomaker trasformare il tutto in immagini, quello che ci ha messo dentro l'artista si amalgama con quello che ci mettiamo dentro noi, andando a creare questo miscuglio di idee e sensazioni che, se bene amalgamato, tira fuori qualcosa di bello. Quindi sapete, secondo me, qual è il metodo per fare un videoclip che funzioni? Andiamo avanti e ve lo dico alla fine. Mercoledì, c'è da scaricare la macchina. È estate, Marco Cioni è in pantaloni corti. Arrivando qui allo studio, oggi abbiamo trovato sulla porta questa letterina. Carissimi Dogs, siamo due videomaker delle Marche, ma non c'eravamo e hanno avuto l'idea di lasciarci dei pasticcini. Ah, allora.
Allora, adesso ho un problema, perché è tutto molto bello girare con col registratore che fa i file belli di qualità, ma questo vuol dire che il girato pesa molto di più. Nello specifico, due giornate di ripresa arrivano a pesare 600 giga. Io ho provato a cercare in tutti questi nostri hard disk dello spazio dove mettere questo girato, ma lo spazio non c'è, quindi andiamo a comprare degli hard disk. Vado, compro, torno. Se non c'è il cazzo da fare, mi accompagni. Ah, non c'è il cazzo da fare, quindi. No, ho fatto quello che dovevo fare, adesso sì, sto prendendo il giudicare. Tieni, fai il cinema. Poi guido io e tu suoni. No, io guido e suono. Vabbè, questo adesso magari lo posiamo, Matteo Bruno è stato assunto da MediaWorld per aiutare i vecchietti nella scelta della loro attrezzatura video. Ma senti, madonna, sì. Proprio... E l'avete provata? L'avete provato? Bene, bene. Ho comprato l'hard disk più brutto di tutti. Era in offerta, solo un po' tirchio. Ora mangiamo del cibo. Ora mi dicono che sono stati consegnati dei pasticcini da delle persone che sono venute a trovarci, ma noi non c'eravamo. Esatto. E io volevo assaggiarlo. Non posso? Secondo me sì. E allora, basta. Grazie chiunque tu sia. Anzi, chiunque voi siate. Ma buono. Sono buoni, dai. Sono arrivati questi pacchi, quindi apriamoli. Dream Dogs Production. Oh, una parrucca bianca. Ma che bello. Avete bisogno di un hard disk. Ti posso dare un pugno se vuoi. Ciao figoni. Ho visto che nell'ultimo video di Matteo, ciao Matteo, ti voglio bene un sacco, non usate il chuck quello buono per fare il cinema. Quindi ve lo regalo io. No. Siete grandi da Cosimo Gallo. Ma buongiorno. Madonna. Chuck? Ale. Tito! Qui, lo metto qui. Sei stato veramente una bella persona. Un tempo, oggi non più. Non sono soddisfatto della mia vita ultimamente. Quindi sto cercando di trovare degli stimoli da qualche altra parte, insomma. Ho già delle serate. Un costume da squalo. Giusto, no? Giudice. E qui abbiamo un microfono spazzolone del cesso. Vabbè, facciamo che adesso passiamo a domani. Giovedì. È il momento di fare delle grandi spese di nuovo. È una settimana un po' particolare. Siccome io però c'ho tipo da fa, e loro invece no. Che c'avete. C'avevo niente da fa. Niente da fa. Allora vanno loro. Buone spese. Sono stufato andando a Porta di Roma. Mi fa schifo a me Porta di Roma. Facciamo Matteo Bruno. Adesso saremo a Porta di Roma. Siamo proprio qui. Questo da falliti, persone che degustano il caffè. È un dramma. La merda di Matteo Bruno mi ha preso per culo, ma questa è Saratoga. Adesso in un secondo saremo in ufficio. Ma non ha funzionato. No, ma non lo sai che fa, funziona lo solo lo con fa. Matteo Bruno. Ma aspetta, ci riprovo. Così si fa. Così, sei un fallito. Allora, fra le altre cose, oggi sta per venire qui la TV svizzera che si chiama RSI. Ci vogliono chiedere un po' di cose sul fatto di essere una giovine produzione. E per l'occasione abbiamo sistemato con Cione questa stanza. Sono arrivati. Prego, prego, venite qui. Un documentario per la televisione svizzera sugli youtuber. Sono pronti, adesso iniziamo. Hanno montato tutto e quindi auguratemi buona fortuna. Devo dire, tutte cose intelligenti, non sarà facile. Il lavoro che si trova dietro a questi video della settimana è principalmente un fatto di riuscire a essere veri in video. Quando uno gira deve mantenere la propria identità, sennò poi si crea una sorta di incrocio fra la fiction e la realtà. Ho detto tutte cose. Non sei mai capace. Non so cosa dire. Ho appena sentito un pezzetto di una telefonata da Tirano Santucci che dice... Tu c'hai presente le palle? Con chi sta parlando? Ah sì, io sto sbroccando. Questa giornata volge al termine. Ci vediamo domani. Venerdì. Ti vedo in fissa con la vita, Tu sei in fissa con la vita? Sì. Tu sei no, più non in fissa. Vero, non sei in fissa. Tu? Io sono in fissa totale. Tu sei in fissa con la vita? Moltissimo. Beh, quasi ti credo, dai. Sono di nuovo al montaggio. Cioni, apriamo le scatole. Ci abbiamo una roba fighissima da montare. Ma questo? Non è la pompa. Bello! Sono delle palle trasparenti in cui ci si infila dentro. Noi qua stiamo a lavorare e questi fanno la pompa con la palla. Che hai detto?
Hai detto? Rumore di un motore sull'aereo. Hai detto? Non ti sento. Facciamo una foto. Hai detto? Apri e chiuso dopo. 23 e 35. Un'altra giornata passata qui a montare. Però sono molto soddisfatto perché ancora non posso far vedere nulla, quello che c'è in questo computer. Ma è una cosa bella. C'è della passione, c'è dell'amore, c'è del Tilen Orange. Questa giornata di post-produzione mi ha dato delle emozioni. Passiamo a... Ah no, è finita la settimana? È finita così. Chiudiamo la settimana. Ciao. Come creare un videoclip che funzioni? Allora, secondo me la chiave di tutto è creare la squadra, il team, che sia capace di trasformare in modo giusto le sensazioni all'interno della musica in immagini. Quindi in questo caso abbiamo scelto le persone adatte a questo tipo di canzone. Se fosse arrivato un pezzo dubstep o heavy metal, magari avremmo scelto di chiamare una squadra di stuntman con Mauro Zingarelli a coordinarli e avremmo tirato fuori una roba piena di pugni e di violenza. Per concludere, vorrei che mi diceste nei commenti qual è il vostro videoclip musicale preferito e perché vi piace così tanto. Ora, dagli dei like, dagli dei condivisioni, dagli dei tutto. Me ne vado, come al solito. È un grande classico ormai, io che mi allontano, la mia voce che si sente nel corridoio col rimbombo della vita.